Questo programma è offerto da Cantine Torrevento, vini di un'altra Puglia. Forza Vitale. Energie Puglia, luce e gas. Olio Ribatti, su tutto. Su tutto. Una Pol, olio extravergine di oliva. Benvenuti amiche e amici di Sottotraccia di Spazio TV, una puntata dedicata al fumetto. Abbiamo pensato di dedicare questa nostra rubrica, questo spazio dedicato appunto al fumetto, perché penso che continui ad essere, nonostante tutta la tecnologia, tutto quello che sta avvenendo intorno, la creatività di noi umani continua ad essere presente e si comunica anche attraverso il fumetto. Per fare questo ne parleremo con gli ospiti che ringrazio immediatamente qui in studio e che vi presenterò tra poco. E intanto diamo subito il via al servizio che è stato realizzato da Cinzia Mezzina, che ci illustra un po' cos'è il linguaggio del fumetto. Il fumetto è un mezzo attraverso cui raccontare storie. Possiede un proprio linguaggio specifico formato da più codici che includono principalmente immagini e testo, presenti all'interno di nuvolette o in didascalie che insieme generano la narrazione. Essa ha una lunga storia ed una ricca varietà di espressioni. La peculiarità del fumetto risiede nella possibilità di rendere storie e concetti accessibili e divertenti ad un pubblico molto più ampio. I fumetti possono veicolare messaggi importanti ai lettori e possono essere utilizzati anche per spiegare argomenti come la storia e la politica in modo comprensibile e coinvolgente. Il romanzo a fumetti, noto anche come romanzo grafico o con l'espressione inglese graphic novel, è una forma narrativa che combina le caratteristiche del fumetto con la struttura di un romanzo, in quanto storie autoconclusive che sviluppano un intreccio più ampio, simile a quello di un romanzo tradizionale. In Italia autori come Guido Buttiglione e Ugo Pratt hanno contribuito alla nascita di questo genere artistico, influenzando il panorama fumettistico con uno spessore narrativo e una caratterizzazione psicologica dei personaggi più profondi. Ed eccoci in studio, questa era la breve scheda introduttiva. Vi presento subito i nostri ospiti qui con me, Mary Claretta Rubini, che è la direttrice artistica di un evento che si terrà tra poco qui a Corato, che si chiama Core Comics. Ne parleremo, in cosa consiste questa manifestazione, quali sono gli aspetti diciamo più interessanti, che colpiscono la fantasia. E per conversare con, a proposito di fumetti, di disegnatori che usano proprio l'arte del disegno per comunicare, perché indubbiamente è un modo per comunicare. Chi che cosa lo sapremo grazie a Mario Oscar Gabriele, disegnatore, fumettista, artista, hai collaborato con l'Accademia Disney, questo è già un grande, diciamo, opportunità, se vogliamo possiamo dirlo, un privilegio anche, insomma, perché sappiamo che l'Accademia Disney bisogna seguire determinati standard che poi sono sempre quelli nel tempo, insomma, i volti di Paperino, di Minnie, di Topolino devono essere assolutamente quelli, quindi anche nelle espressioni, nel comunicare, devono essere gli standard, quindi è una difficoltà, penso, insomma, abbastanza forte, anche i particolari, perché so che l'Accademia Disney ci tiene molto ai particolari, al di là diciamo delle raffigurazioni dei personaggi, i particolari ci tengono molto e molti cascano proprio sui particolari. Mi confermi questo, giusto come inciso? Poi hai illustrato alcuni personaggi della storia di Corato, penso a Federico V,
alla guerra dei Bulgari, l'invasione dei Bulgari. Patrono, sì. E quindi insomma sei abbastanza, come dire, addentrato in questo ambiente. E in collegamento, lo ringrazio davvero tanto, da Trento, Maurizio Menestrina, un disegnatore, un artista che ne fa ancora di tutti i colori, è il caso di dirlo, perché Maurizio ha collaborato con l'ANFAS e i suoi disegni hanno un profondo risvolto sociale, giusto per citarne due battaglie che lui ha portato avanti attraverso i disegni, perché lui non si definisce fumettista ma disegnatore, l'ho preciso subito se non mi riprende, la battaglia contro il fumo, ed ha realizzato veramente dei disegni molto ma molto efficaci, e poi lui, correggimi se sbaglio, sia anche un caricaturista, perché attraverso i tuoi disegni hai preso un po', come dire, alla berlina, non tutti, ma alcuni personaggi più, come dire, quelli più fastidiosi, no? Penso al quadro che tu hai, il disegno che hai fatto a Vittorio Sgarbi, dove hai invertito la famosa frase di capra capa capra, lo hai invertito dicendo Sgarbi, 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 se non sbaglio, è proprio quello il disegno, dove hai avuto il coraggio, bisogna dirlo, di portarlo, di consegnarlo direttamente a Vittorio Sgarbi, e tanti altri personaggi, autori che passano da Trento, città ormai conosciuta, dove si vive meglio, dove tutto è incentrato sulla persona. Ultimamente c'è stato anche un forum dedicato proprio alla cultura, dove sono passati tanti personaggi. Insomma, adesso arriveremo a te. Mary Cravetta. Ci diamo del tu, insomma, perché ci conosciamo tutti e tre, anche se voi non vi conoscete ovviamente con Trento qui, con l'amico di Corato. Core Comics, un'idea interessante e molto, diciamo, opportuna in questi tempi, perché c'è tanto bisogno della fantasia, no? Perché poi i fumetti questo fondamentalmente insegnano, insieme anche a chi poi utilizza il disegno per l'impegno sociale. Sì, allora, il Core Comics nasce proprio con l'idea di catalizzare questo mondo così pieno, diciamo, che in un certo senso è anche un po'... non è ancora ben cioè, tanto sviluppato, e quindi voleva essere una unione di tante attività, dai fumettisti ai vari workshop che si realizzeranno poi all'interno del Core Comics. E noi per esempio abbiamo creato questa zona che è l'Artist Alley, che è proprio dedicata a giovani emergenti fumettisti e disegnatori, e che tra l'altro nei comics di solito è sempre un po' relegata, invece noi abbiamo voluto metterla proprio in risalto, quindi inserendola all'interno, proprio all'ingresso della villa, in maniera tale che tutti quelli che, insomma, che arriveranno devono comunque passare dall'Artist Alley e avere la possibilità e dare la possibilità a questi giovani emergenti di farsi conoscere, di fare anche dimostrazioni, insomma, delle loro abilità. Quindi si diventa anche, come diventate anche il momento di scoprire nuovi talenti, insomma, anche questo, sì, è anche, scopo, certo. E questo è importante. Sì. Mario, quando ti scopri fumettista e disegnatore? Diciamo che questa è una passione che porto fin da quando andavo all'asilo, cioè si vedeva già da subito. E in realtà sono stato fortunato perché i miei genitori mi hanno appoggiato, perché molta gente che cerca di, cioè diciamo, ha una predisposizione artistica, di solito non viene ben visto dalla famiglia, perché di solito l'arte in generale non viene vista come un'attività remunerativa, mentre i miei genitori sono stati piuttosto presenti, sono stati parte attiva, diciamo, di questa mia passione. È incentivato. Sì, hanno incentivato, perché mio padre, la prima cassetta che mi ha regalato, mi ha fatto vedere Biancaneve e Sette Nani. È stata la prima videocassetta della Disney che mi ha fatto vedere, quindi probabilmente quella è stata la scintilla che ha fatto scoppiare tutto quanto. E dopodiché io ho frequentato l'Istituto d'Arte che è Corato, che adesso è diventato liceo artistico, e avevo preso l'indirizzo di architettura.
però non era la mia strada perché non ero fatto per progettare case, lavorare con squadre e righelli. Avevo bisogno di esprimermi in un altro modo e dopo aver finito le superiori ho frequentato per un anno una scuola di fumetto a Taranto, Graffiti Scuola di Fumetto. Dopodiché ho iniziato a frequentare abbastanza spesso i festival del fumetto in tutta Italia, dove si ha la possibilità di presentare i propri portfolio. Quindi ho presentato il mio portfolio a diverse case editrici, a diverse agenzie, fino a quando ho trovato un'agenzia che lavora direttamente con Disney negli Stati Uniti e con Disney Italia, perché Disney negli Stati Uniti si occupa dei libri, Disney Publishing, e poi c'è Disney Italia che si occupa invece dei fumetti. E, io al momento sto lavorando principalmente con Disney Publishing, quindi lavoro sui libri illustrati dei film. E al momento sto lavorando anche con Ravensburger, per un gioco di carte, sempre a tema Disney, che si chiama Lorcana. Quali sono i tuoi autori preferiti? Allora, i miei autori preferiti, E perché ovviamente? sì, essendo cresciuto con a pane e topolino, Ah, sicuramente Giorgio Cavazzano, Stefano Turconi, Alessandro Barbucci, sono tutti fumettisti beh. Disney. Cavazzano è stato proprio storico, insomma, di quello Cavazzano, che sì. è quello. Cavazzano, diciamo, è il must per quanto riguarda il Ti fumetto interrompo un Disney, attimo. sì. Maurizio, anche per te la scintilla è scoccata con il mondo Disney? O tu Diciamo, hai vabbè, tutto un intanto altro percorso autonomo, come la provincia autonoma di Trento, tu hai tutto un percorso diverso, perché tu sei un vulcano, per chi ti conosce sei un vulcano. Qual è stato il tuo percorso? Diciamo, anche tu da bambino, presumo, hai dovuto, come dire, già, siete dei talenti, questi sono talenti che si nasce, insomma, così, eh. Vai, Maurizio. o ce l'hai o non ce l'hai quella fiamma che arde dentro. Qui a me, il primo giorno che mi hanno messo in mano una matita, e si sta parlando appunto come il caro amico pugliese, Mario Oscar. con le matite in mano io sono partito e non mi sono più fermato. E questa è rimasta la passione che non è stato un'attività diretta, ma è stato un hobby che ho coltivato poi negli anni perché le mie strade professionali erano tutt'altra cosa. Per cui approdare dal mondo nella disabilità e poi come hobby viaggiando in giro per il mondo in bicicletta ho sempre combinato attraverso la curiosità di come si opera all'estero per a favore della disabilità utilizzando materie di riciclo. Quindi i due aspetti che mi legano, la curiosità e la capacità di trasformare lo scarto in attività didattica, ma porta sempre a mantenere questa costante negli anni sul fatto appunto di dare vita agli oggetti dismessi. Quindi i messaggi rivolti appunto ai più piccoli, quindi prevenire il futuro, perché ormai io sono pezzo di antiquariato e di archeologia, e l'idea è quella di dare un messaggio alle nuove generazioni appunto, perché come dicono i miei Tu figli, papà. come dire, come mascotte hai creato il pesciolino. Il L'idea pesciolino. di trasformare l'antagonista del tapiro di Canale 5 in questo oggetto, il famoso pesce dell'Anfas, il pesce grazie, è esattamente l'opposto del famoso tapiro nazionale. Perché se ti arriva il tapiro, hai combinato qualcosa che ti rovina in 5-10 secondi a livello nazionale, se ti arriva questo pesciolino giallo fatto in legno di scarto attraverso le mani della disabilità, la parola che è scritta qua in calce della lingua italiana in via di estinzione, grazie di cuore. È un grazie che comunque è arrivato su 5 continenti attraverso il tam-tam, così come siamo arrivati in Puglia nelle tue mani, è arrivato il pesce da parte dei ragazzi dell'Anfas Trentino Onlus, che valorizza un attimo l'impegno quotidiano in tutti i settori. Quindi abbiamo avuto il piacere di pescizzare da Papa Francesco al nostro presidente Mattarella, da Mattarella appunto a Sgarbi, ma anche personaggi minori in tutte le classi sociali per premiare chi si presta all'attività, al bisogno degli altri. Ecco, tra poco parleremo anche di quello che hai fatto. Mary, il Core Comics, come un po' tutte, ecco, questa riscoperta del fumetto, no? Si stanno diffondendo in tutta Italia, non solo in tutta Italia, ma in tutto il mondo. Al di là, diciamo, tra virgolette, della moda, però, come
come dire, è l'altra parte del vivere, no? Che secondo me, e questo lo chiedo a entrambi, lo chiedo a tutti e tre, c'è una forte esigenza C'è un bisogno, sicuramente di c'è un un bisogno. bisogno. Perché Luca Comis va forte, Sì, Luca. Roma, Milano, Napoli, ma è tremendo. Cioè, Sì, c'è proprio questa esigenza da parte specialmente dei giovani di riconoscersi in una, diciamo, un'identità, ecco, frequentatori almeno cioè anche quest'anno del Core Comics. Sono ragazzi che comunque conoscono la realtà, quella realtà che non è, cioè sì, sono sicuramente i fumetti, ma sono anche tante altre certo, cose. infatti. Noi all'interno del Core Comics abbiamo tante sezioni, tipo per esempio i giochi di ruolo, abbiamo gli workshop con i talk con i doppiatori. Doppiatori, insomma, tra cui Personaggi. di personaggi, insomma, quindi la cosa che più colpisce di questa realtà è la disciplina dei ragazzi. È una cosa fantastica. Questi ragazzi che aspettano in coda per i meet and greet in maniera ordinata, rispettandosi l'uno con l'altro. E io veramente, infatti l'anno scorso era una festa, non era veramente quest'aria che si respirava di festa, Non di c'è il giovialità. rischio che diventano tante isole questi appuntamenti, tante proprio isole, no? Per cui tu entri in un mondo che sai, protetto, come si dice, no? E poi dopo, Sì, certo. quando esci da fuori da questo mondo della fantasia, boom, ti arriva la mazzata del mondo. Lo chiedo a tutti e tre. Vai, vai, vai. Mario. Beh, dai, no, credo di No. no alla fine, Oppure perché ne esci caricato. esci Sì, caricato, esci assolutamente, è caricato. un'esperienza perché ti dà la possibilità di conoscere un sacco di persone. Cioè, ho detto, io grazie alle Fiere del Fumetto ho iniziato a lavorare, quindi può diventare. Sì, al di là del lavoro che Sì, ovviamente no, poi lo so, diventa ma ovviamente sì. professione, è chiaro. Dico, ma è un momento di svago, un momento anche per alcuni anche di ritornare i bambini, perché si ha la possibilità di incontrare i propri fumettisti preferiti, magari che hanno fatto la propria infanzia, oppure i doppiatori che hanno doppiato i personaggi dei cartoni animati della propria infanzia. Quindi diciamo che è una specie di catarsi che si viene a creare quando si partecipa a questi eventi. Cioè, ne parlo per esperienza personale, perché appunto partecipare a questi eventi è una cosa che ti cambia e che ti fa crescere anche culturalmente, perché appunto con i workshop, con i talk che si hanno a disposizione si imparano un sacco di cose. Maurizio, quanto incide la cultura dei boomer sui fumetti? Cioè, è una conseguenza del mondo boomerizzato? O no? Cioè, Io se non ci credo fossero stati che boomer, ma i se non ci fumetti, fossero stati voglio appunto i dire, boomer, oggi non saremmo qua a parlare di fumetti, perché prima dei appunto. boomer Cioè, voglio dire, siamo senza già boomer non ci sarebbero partiti. stati i vari festival del fumetto, del disegno? È una provocazione. Guarda, io partecipo proprio la prossima settimana alla Comics di Pergine, visto che parliamo di comics nazionale, anche Pergine Valsugana, provincia di Trento. È la sua settima edizione della Comics Pergine. E noi al Comics abbiamo presentato per la prima volta in questo mondo fatto appunto di ironia, di fantasia, di creatività, il primo libro fumetti, in questo caso sulla disabilità. E una delle domande che si è posta è come poter presentare in un mondo così coreografico, colorato, fantasioso, parlando appunto di problematiche, visto che appunto ci ho lavorato per quasi 30 anni con la disabilità intellettiva grave, l'idea è trasformare la vita di un personaggio e portarlo praticamente alla Comics. Questa è la vita di Pino, un signore che è rimasto per tutta la vita su una sedia a rotelle a seguito di un incidente, e la sua vita oggi è diventato un libro che entra nelle scuole come lui entrava con la sedia a rotelle per valorizzare quello che è l'aspetto appunto della vita, quindi il fumetto che diventa una continuità culturale sui valori essenziali che sono appunto salute, prevenzione e quindi vita. Mario, sicuramente il fumetto rappresenta insomma, il mondo, no? A che cosa attingi tu? A quali sono le storie che attingi?
per quanto riguarda lo stile? Assolutamente. Ok, allora diciamo che oltre per quanto riguarda la parte Disney, io sono anche appassionato di manga e uno Ti dei miei... stavo per chiedere proprio questo, Sì, se preferivi e diciamo che manga. la passione che è scaturita più tardi, li ho scoperti più tardi, diciamo più da adulto, e uno dei miei mangaka preferiti è Akira Toriyama, che è diciamo, il creatore di Dragon Ball, che è scomparso recentemente. E diciamo che per quanto riguarda la parte dei manga aiutano tantissimo graficamente a pensare oltre gli schemi, perché il tipo di fumetto che viene fatto in Giappone è molto più dinamico ed è molto più apprezzato in questo momento dalle nuove generazioni rispetto a quelle, diciamo, tipo la mia o anche tornando indietro ancora prima. E anche grazie agli anime, che sono i cartoni animati giapponesi, da cui poi creano anche i cosplayer, i famosi cosplayer che Certo, si vedono. adesso facciamo, Esatto, adesso sì, sentiremo di di questo. cui Vero, Studio parleremo. Ghibli è famoso proprio per Anche c'è lo questo, studio Ghibli con è Miyazaki meraviglioso. e sono spettacolari. Cioè, Miyazaki è Walt Disney giapponese, perché crea un tipo di storie molto particolari, molto intimiste. Spesso è anche complicato comprendere perché appunto è una mentalità orientale rispetto alla No, ma nostra anche i occidentale. disegni, voglio dire, Sì. rispetto ai nostri che sono, come dire, tra virgolette, più poetici. Sì. Questi primi piani, questi grandi occhioni, no? Questa espressione, e anche come questi fermo immagine, no? Sì. Che loro usano Sì. moltissimo, danno un po' fastidio, diciamo, a noi, Beh, cultura occidentale, o no? dipende, sì, in Cioè, realtà sai dipende. questo tac, questi blocchi Dipende, immediati? diciamo, dai gusti personali, ovviamente. È una Poi cultura completamente diversa, sì, cioè, una cultura noi siamo diversa. molto più, no? Sì, è una cultura diversa, però appunto bisogna capirla, bisogna, diciamo, addentrarsi all'interno di questo mondo. E comunque gli occhi molto grandi nei manga e negli anime viene ripreso proprio da Walt Disney, da Bambi. Sì, Osamu Tezuka, sì, che era un famoso già, fumettista, sì. mangaka giapponese, ha ripreso proprio da Bambi i famosi occhi da Perché gli cerbiatto. occhi parlano, Esatto, è la prima cosa su quello. cui ci si focalizza quando si guarda un personaggio, Certo, sono gli occhi. sono gli occhi. Sì. Cosplay, Cosplay. questa bella cosa di questi Allora, personaggi che si vestono, no? Come... senti, vabbè, noi sempre abbiamo voluto incentivare i ragazzi a venire appunto vestiti, perché poi si mettono anche in gioco. E, abbiamo, per esempio, per incentivare, abbiamo creato il biglietto di dotto proprio per i cosplay in maniera tale che... E devo dire che le richieste sono tantissime e in più faremo anche la gara condotta poi da Imotta e con una giuria dove ci sono ragazzi che ci si presentano e si mettono in gioco perché comunque devono salire su un palco, devono presentarci la musica massimo di un minuto e quindi c'è tutto un lavoro dietro. Che è diverso dal vestirsi a carnevale, No, insomma, sì, è che completamente diverso perché cioè, comunque la Zorro, dico, interpreti se venisse dei uno da personaggi. Zorro, cioè è diverso proprio come contesto, come anche Sì, rappresentazione, no? In un beh, certo sì, ma sì, senso. vai. No, scusami. Perché appunto Cioè, i le maschere di cosplay carnevale, voglio dire, no, sono due cose non completamente si diverse fa perché niente. c'è una cura nei dettagli, nei particolari per Perfetto. i cosplayer che Il è trucco. il trucco che non esiste proprio per carnevale, sono due cose Certo. completamente diverse. Perché appunto ci sono cosplayer che spendono anche 1.000-2.000 euro per il proprio costume, che ovviamente poi ripropongono anche in altre fiere, però è un vero e proprio lavoro quello che fanno, anche da influencer, perché comunque Eh beh, cosplayer, quelli più certamente. famosi sono È influencer, chiaro. e il fatto di voler rappresentare il proprio personaggio preferito nei minimi dettagli, diciamo, è un vero e proprio lavoro, perché non è facile creare diciamo, il costume esattamente come il personaggio, il trucco esattamente come il Anche quella è personaggio. comunicazione. Anche Sì, quella assolutamente esatto, è certo, comunicazione. assolutamente. Maurizio, tu, se fossi un cosplay, come ti vestiresti? Da pesce? Non penso da pesce. Io penso che Ci hai sarebbe una pensato pizza qualche volta? gigante. Mi presento come un cosplayer. Una matita Ah, ecco, la matita. Ah, bello, Ecco, sì. la matita. Anche Ah, se non è vedi? un personaggio. Te lo sei inventato, insomma. No, se dovessi scegliere tra un personaggio, quello che più ti piace, che più ti identifica, insomma, È un ecco. po' difficile perché si stanno continuando ad evolvere questi personaggi e io devo dire la verità, rimango appunto ghettizzato a Bume perché rimango alla vecchia scuola del maestro Iacovitti. Io rimango molto legato alla scuola Walt Disney perché i miei primi Topolini
rimango Max Bunker con il gruppo TNT, quella grafica accattivante Alan del bianco e Ford, nero. Alan Ford. Alan Ford, il mitico Alan Ford, Tex Willer, perché negli anni in cui giravano pochi fumetti, perché giravano pochi soldi, all'epoca le famiglie di certo non potevano permettersi il lusso di comprare i fumetti, anche perché i fumetti non sempre sono stati visti nelle famiglie come una materia di studio, un appoggio alla creatività, alla fantasia. Erano più le fiabe, le storie, le leggende, soprattutto popolari, che ruotavano in famiglia più che il fumetto. Il fumetto è un boom degli anni, almeno per quanto riguarda anche dove vivo io, gli anni 60. I zii, i parenti facevano girare il famoso bianco e nero dell'Intrepido. E quindi il maestro Iacovitti ha segnato la mia fantasia, la mia creatività è rimasta molto legata a quel personaggio. Quindi se dovessi vestirmi da personaggio, più che in manga, mi vedrei un matitone. La conclusione, le piattaforme digitali quanto incidono sia negativamente che positivamente? Sono importantissime. Io del Core Comics mi occupo, sono il social media manager e mi occupo della gestione dei social in generale. E bisogna, diciamo, prima di tutto essere molto attenti alle tendenze e a creare contenuti freschi e originali per poter attirare l'attenzione, perché adesso l'attenzione si perde molto facilmente, l'attenzione del pubblico, quindi bisogna creare dei contenuti sui social che attirino subito l'attenzione e portino, diciamo, dei risultati. E diciamo che la parte grafica è importantissima, quindi cerchiamo di creare delle grafiche innovative, utilizziamo molto i meme che vanno tantissimo, Certo, soprattutto su certo. TikTok, su Instagram, e incide negativamente in determinati casi, però diciamo noi andiamo sempre coi piedi di piombo ogni volta che dobbiamo pubblicare un post specifico, quindi Ce lo passiamo, ce lo lo passiamo, sì, condividiamo, questo va condividiamo. bene, Sì, questo esatto, sì, sì. c'è un brainstorming. Ancora, ecco, mi viene spontaneo chiedervi, ancora questo, come dire, questo dialogo tra menti umane, no? E l'intelligenza artificiale, anche qui, però vi prego di essere brevi, anche questo può essere, come dire, un contributo o toglie parte della creatività? Lui è contro. Io sono contro il Assolutamente no. 100%, almeno per quanto riguarda la parte grafica, perché l'intelligenza artificiale Questo è ruba. bene sottolinearlo, insomma. Assolutamente Mai sì, mai, utilizzare, mai. Maurizio, sei assolutamente. d'accordo su questo? Presumo di sì. Io appoggio quello che sta dicendo il caro collega, Questo bisogna dirlo perché perché. i futuri disegnatori devono tenere presente questo, anche se la tentazione è forte, no? Dice, vai, vedete, Allora, utilizzo l'intelligenza artificiale. Però si vede la mano, eh. il mondo della creatività proviene attraverso appunto occhio-mano, e l'occhio-mano è uno stimolo fortissimo. Se noi togliamo l'abilità manuale, soprattutto nelle scuole con i bambini, perché il futuro è rivolto ai bambini, se togliamo e diamo in mano solo la tecnologia, queste manine, facendo solo questo gesto qua o questo, riduce tantissimo la capacità cognitiva e su questo non ci piove. Ben venga la tecnologia, ma se e deve essere uno strumento come tale, ma non può sostituire l'essere umano a livello di creatività. Perfetto, ultima domanda, quanto costa un'operazione del genere? Quanto, creare un festival del genere? Perché mi fai queste No, non voglio sapere domande? l'importo, non voglio sapere Tanto. l'importo, costa tanto. Tanto, ma non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista di Di energie, di organizzazione. organizzazione, di pensare in continuazione, quello va bene, così non si può fare, devi entrare proprio nella mentalità anche di coloro che verranno e quindi pensare questa cosa va bene in questa posizione, quello così, insomma, È necessario l'intervento, come dire, della pubblica amministrazione oppure si può fare da soli? Lo Allora, chiedo anche a te, Maurizio. se la pubblica. Allora, in quasi tutti, cioè i comics più importanti c'è l'intervento della pubblica amministrazione, pensa a Lucca, dove comunque interviene proprio il comune, la regione.
Dipende sempre dalla sensibilità, diciamo, più o meno Beh sì, del comune, e certo. quanto vuole investire. Vabbè quanto sì, vuole. certo. Noi per Maurizio, è fortuna. così, Maurizio? Tu hai avuto difficoltà con È così. no? Il problema organizzativo è che i vertici, se all'interno di un vertice esiste, come diceva la cara signora, la sensibilità, la partecipazione di chi ama e ha passione di queste cose, beh, secondo me si trovano anche i fondi. Il problema è sempre dato da trovare le persone giuste, passionali, coinvolte e quindi allargare un attimo questo gioco, questo pantano Non c'è un importantissimo. rischio di un'esagerazione? No, assolutamente no. Senza passione, senza creatività, l'essere umano si è sviluppato attraverso la sua curiosità di porsi delle domande e trovare delle soluzioni, ma ricordiamo che i primi fumettisti sono stati i nostri predecessori nelle caverne, attraverso la grafica. E senza la grafica e senza l'espressione, in questo caso non solamente vocale, attraverso il gesto, non saremmo qua oggi a parlare di queste cose meravigliose. Bene, io concludo qui questo nostro incontro. Ringrazio te, Maurizio. Se verrai in Puglia, insomma, ti aspettiamo, magari la prossima edizione, Vieni non al lo Cor so. Comics, ti Se aspettiamo. vuoi l'anno prossimo, ecco, la direttrice ti sta invitando ufficialmente. Se vuoi fare un salto qui, magari ci porti il water, famoso così. Con grande Eh? piacere, Ci porti il con grande water e ci piacere. porti un Buon... po' di materiale che hai creato. Perché, e poi ringrazio te davvero per la tua partecipazione. Insomma, in bocca al lupo, si può dire ancora in bocca al lupo. sì, certo. E grazie, grazie Da noi allora. dobbiamo stare molto attenti perché dopo l'orso abbiamo introdotto anche il lupo e forse è meglio in culo la balena e tanta merda come dicono a teatro. Va bene, d'accordo, accolgo volentieri. Grazie, grazie telespettatrici, grazie telespettatori, grazie alla regia di Giuseppe Tarantini e alla prossima. Questo programma è stato presentato da Una Pol, olio extravergine di oliva. Cantine Torrevento, vini di un'altra Puglia. Amgas. Olio Ribatti, su tutto. Su tutto.